A tre anni dall'avvio sono stati presentati i risultati degli otto progetti del Polo Innovazione Automotive che raggruppa 70 operatori del settore. Nella sede di Santa Maria in Baro, auditorium Grimito dai soci e partner alla presenza del vicepresidente della Regione Abruzzo Giovanni Lolli. Dalle preziose nanotecnologie all'alleggerimento dei sedili per i veicoli commerciali al controllo dei processi di saldatura, i progetti innovativi pronti per essere immessi sul mercato sono stati per gran parte seguiti dall'università dell'Aquila. L'investimento complessivo è stato di 4.250.000 euro per un contributo richiesto del 50% a valere sui fondi Porfestre 2007-2013 della regione Abruzzo. Il presidente IAM Giuseppe Ranalli parla di risultato storico e traccia le linee strategiche per i prossimi anni. L'altro grande risultato straordinario è il fatto che questi otto progetti hanno coinvolto oltre 40 aziende oltre l'università. Un e il fatto che abbiamo imparato anche qui in Abruzzo a lavorare con questa metodologia innovativa del cluster e questo ci ha reso più consapevoli. Ed è la stessa metodologia che stiamo utilizzando su tutti gli altri progetti vinti, perché all'interno del Polo in questi anni abbiamo vinto anche progetti europei e bandi nazionali. E dunque si parte da una base solida per un futuro che vede che cosa in progetto? Allora, noi proprio per questa maggior consapevolezza e per i risultati raggiunti oggi abbiamo tracciato le linee strategiche dei prossimi anni per cercare di attrarre ulteriori investitori qui in Abruzzo. Specializzarci sempre di più nella Smart Transportation System perché è green per il fatto che abbiamo un grande valore aggiunto qui in Abruzzo, che è la SEVEL, per cui noi. Tutte le direttrici dell'innovazione che stiamo seguendo sono soprattutto concentrandoci su questo segmento, anche se poi questo a cascata è estendibile a tutto l'automotive. Con questa maggiore consapevolezza vogliamo affrontare progetti più corposi e architetture di sistema ancora più complesse e più innovative, proprio per, per questa esperienza che abbiamo fatto in questi anni. E intanto l'atteso campus, il luogo fisico dove si sarebbe dovuta svolgere l'attività di ricerca, sembra sfumare. Per ora non c'è più tempo per realizzarlo con i 26 milioni dei FAS in scadenza al 31 dicembre prossimo. Per non perderli, ha detto il vicepresidente Lolli, i fondi saranno rimodulati per la ricerca. La realizzazione del campus invece sarà rinviata alla prossima ondata di fondi che si chiameranno non più FAS ma FSC. L'idea che alla fine è emersa dopo lunghe discussioni e oggi qui mi sembra esca molto confermata è la seguente, cioè quei soldi di 26 milioni di euro del FAS li usiamo subito per finanziare attraverso bandi, processi di, eh, progetti di ricerca e anche contratti di sviluppo. Contemporaneamente ci spostiamo sulla prossima programmazione e lì, avendo nel frattempo risolto i problemi complessi che ci stiamo portando dietro, e lì invece costruiremo eh, diciamo, la parte hardware. Quindi rovesciamo il progetto che però rimane fondamentalmente lo stesso, naturalmente, con tutti, con tutti gli aggiornamenti necessari. Per la Giunta d'Alfonso questo sarà anche un banco di prova? Beh, evidentemente sì, ora diciamo vicinanza. Io sto cercando di mostrarla al massimo possibile, eh, credo. Eh, sì, sì, è una sfida. È una sfida. Abbiamo posto un'asticella molto alta, vediamo se ci riusciamo. Io sono molto fiducioso, ma sono fiducioso non solo perché insomma, ho la cognizione dell'impegno che ci metteremo noi. Eh, non sarei fiducioso se non sapessi trovare qui, come si è visto questa sera, un tessuto ricchissimo, ricchissimo di idee, di gente che questi, su questi problemi da tempo ci sta pensando, ci si sta rovellando, imprese, sindacalisti, amministratori locali, e con loro insomma, faremo tutto il percorso. Ecco.